Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con After Image. Nell'ultimo video vi ho fatto vedere un po' il cagnoncinereo alla veloce perché è un dungeon appunto di alto livello e vi ho fatto vedere uno dei due boss presenti in quell'area, boss che appunto vi annienta con un singolo colpo se non avete un determinato oggetto che sbloccheremo appunto avanti. Oggi però ragazzi, tra l'altro ho raggiunto le 100 ore di gioco. Con la mia memoria, cioè il gioco l'ho finito, non riesco a platinarlo perché mi sa che ho missato una roba. Tra l'altro, forse l'unica cosa missabile. Poi ne parleremo a tempo debito. O magari ve lo posso far vedere anche già adesso, volendo. Carichiamo la nostra partita e proseguiamo, appunto. Eravamo qua, ragazzi. Nella foresta fossile. Sì, vabbè, il nome non c'è ancora perché lo dobbiamo appunto, dobbiamo trovare la roba. Allora, questi qua non sono particolarmente difficili, potete anche saltarli in testa così. Come vabbè, come quasi tutti i nemici, li si può appunto pogare in testa, saltare in testa. Allora, però volevo controllare alla veloce la build un attimo. Oddio. Possibilità colpo critico più 2 esperienza ottenuta più 1.5. Ma al momento mi sento di tenere questo. Volevo mettere questo qua che è buono. Il seme sacro. Oddio. A dire il vero, ho già questo che mi dà esperienza ottenuta più 3%. Potrei pensare di mettere il seme serro qua, però dai, al momento andiamo avanti così. Questi sono stronzi, occhio, eh. Allora, vediamo un attimo. What a vast expanse of desert. You know, in the beginning, there were no deserts in Ingarden. Guardate, vedete che qua si vede leggermente, però qua trema, devo metterci il simbolo del tesoro perché poi potremo spaccare, quando sbloccheremo il potere, appunto. Ok. Pensavo saltasse. Pensavo facesse quello. Da quando questo estrattore si è schiantato attraverso quello strano edificio, si è scatenato dal nulla un uragano. Un'intera parte di foresta si è tramutata in deserto. La distruzione è stata persino maggiore di quella dell'estrattore, come se la natura rigettasse il nostro foraggiamento. Beh, sembra che non avremo altra scelta se non di rinunciare a coltivare qui. E là, ragazzi, vedete, li devo rompere poi appunto col potere che non ho ancora. Che si sblocca in questa zona qua in alto, se non vado errato. Comunque, facciamo le cose con calma e fatte bene. Ma vai a fare in culo. Occhio a questi. Al momento, a meno che non sfruttavo il nemico che ho appena ucciso qua, non possiamo arrivarci lì in alto, ragazzi, con il battito d'ali, ci servirà il prossimo. Ma metterei un tesoro anche qui a questo punto. No! Ok. E qua appunto dobbiamo sfondare col potere che ancora non abbiamo.
Merda. Benissimo. Poi con calma farò il backtracking, dovremmo tornare appunto anche al Canyon Cinereo. Qua ci sono due boss, quello il Goliath di Pyro e un altro che vedremo avanti però. Oh! Benissimo. Ecco, giù però adesso è un bel casino. Qua ci sono anche di nuovi nemici, eh. Occhio perché queste qua esplodono, eh. E vi fanno danno. Volevo vedere un secondino il bestiario. Mosca Xenal. Doppio corno. Questa è una zona di livello 50, eh. Questi qua occhio perché ecco appunto. Perché creano anche quella roba difensiva. Vedete? Però dietro per non danni, dite. Ok. Sono abbastanza stronzi quelli, eh. Qui? Infatti immaginavo. Occhio anche a questi, la prima volta che li incontriamo, eh. Cioè che li vedete voi. Non questi, ma questi. Vedete, hanno una bella portata con quello, quindi fate attenzione. Poi fanno questa combo qua. Comunque state a distanza con la katana e non avete problemi. Si fanno easy, ecco. Ci sono nemici molto più temibili, ovviamente. Però non sottovalutatevi, perché sennò, insomma, vi rompono il culo anche questi. Cioè, come mai c'ho la scala se non posso andare? Non c'è niente. Ah, adesso che ho finito la settimana lavorativa, ragazzi, avrò più tempo per registrare. Ma vai a fare in culo a tua mamma, va. Ah, ma qua c'ero stato, ok. Via. Ah, oh, mi sono chiuso male. Voglio provare una cosa. Vedete che non ho preso danno? Perché l'ho trapassato, eh. Altrimenti quella mossa qua, se non riuscite a trapassare il nemico, beccate danno, eh. Infatti che una mossa che uso veramente era di rado quella. Il boss di questa zona è tosto, non sottovalutatelo, eh. A parte che ce ne sono due. Però anche il boss di trama è forte, eh. Andiamo prima di qua. Potrebbe infatti battermi, eh. Può essere che non riesco a farlo al primo try. Ma la mossa di cazzo è fortissima. No? Qua però posso andare. Questi li odio. Quando mettono la barriera non gli fate un cazzo di danni, eh. Sapevo che facevo sta cazzata, bastava stare a distanza. Qua. No? Pensavo ci fosse un segreto qua.
Qui trema, vedete, si vede leggere. E anche qua metto il forziere. Che bastardi. Si apre spesso la mappa per capire un attimo. Perché qua non ero andato? Forse non potevo ancora. Non so se fare una toccata e fuga per vedere. Però devo far veloce. Sì, schippo anche il nemico, dai. Saltiamolo. Questo in mezzo alle palle lo facciamo fuori. Come mai no? Perché c'è l'acqua. Ecco perché non ero andato, ok. Questi per evitarli basta saltare e scattare, perché tanto sono sottoterra. Scendiamo di qua. Quante pozioni abbiamo oltretutto? 11. A me mancano due trofei, per platinarlo, quello di assaporare il gusto della felicità, che non ho capito cosa sia. Ma penso che sia legato appunto ad assaggiare un particolare piatto. E una volta che avrò mangiato anche quel piatto, avrò platinato il gioco. Il problema è che quel piatto non lo posso più mangiare, ragazzi, perché mi sa che per attivare la quest ci voleva l'uovo arcobaleno che ho venduto ingenuamente. E il quadrifoglio che ancora non ho ottenuto. Il quadrifoglio si ottiene dai Mimic. Il problema è che sono oggetti. Ce ne sono pochi. Quindi io li ho venduti ingenuamente e me lo sono preso in quel posto. Però è abbastanza una stronzata che poi non si possono riottenere. Ah, che palle. Ancora ho fatto l'errore di prima. Ah, cazzo, dall'altra parte. Tornare indietro. Ho solo una cura e a breve c'è un pezzo. Ma cazzo va davanti? Se tutto bloccato. Ah, poi quando arriveremo lì vedrete. Come minchia faccio? Ragazzi, mi sono un attimo bloccato, eh. Forse devo andare prima in un'altra zona, eppure. Forse ho capito. Eh no, perché se vado anche in alto, qua. Là sono punto a capo, è bloccato poi. Ma. O mi sfugge qualcosa, fatemi vedere. Là non c'è. Là è bloccato, c'è poco da fare. A meno che. Eh sì, qua devo arrivare dall'altra parte, cazzo. Però per arrivare da lì. Cazzo, non mi ricordo mica. Come si va avanti, porca la puttana. Da qua in alto, dite. Quante pozioni di riposo ho? 5. Potrei anche pensare di utilizzare una pozione da riposo, a dire il vero. C'è qualcosa che non mi torna, eh. È talmente vasto e talmente enorme questo mondo che, perdonatemi, ma ripeto, non mi posso ricordare tutto. Eventualmente facciamo una bella cosa. Tanto qua abbiamo detto che non si può andare avanti, qua è bloccato. Qua, benché meno. Cioè, almeno o sono rincoglionito io, provo a tornarci, ma mi è sembrata. Ah, non è che c'è un passaggio nascosto da qualche parte?
però non mi ricordo. Scusate che apro spesso la mappa, so che vi do fastidio. Boh, proviamo ad andare di qua. O siamo andati prima. Qua è bloccato, sì, eh. Eh sì. Cazzo, non mi ricordo come si va di là. Con calma, tanto eventualmente possiamo tornare in altre zone adesso, al momento. Qua, benché meno, appunto, è bloccato. E niente, ragazzi, qua... Là, invece, là in alto, perché non sono andato? Già che ci siamo... Cioè non ho proseguito qua? Qua non ero andato, cazzo. Cioè mi ero fermato. Oh cazzo. Che pirla. Ah. Questa ci darà delle ricette, ragazzi. E sarà... E poi ci sarà anche un altro personaggio che ci darà le ricette avanti. Però non mi ricordo dov'è l'altro personaggio. Cioè dove si trova per la prima volta. Allora. Vabbè, già che ci siamo, parliamo con lei. Human adventurers in a deserted place such as this? A rarity. Ifri sees a weird traveler with a strangely big spatula. How rude, little one. I'm Emily, a traveling conjurer, and I'm on a quest seeking only the most delicious meal. I was told that a rare kind of ingredient called ancient spiritual meat can be found around here. If you could bring it to me, I can make you my signature dish, the heroic grill. Tra l'altro questo questo l'ho attivata avantissimo nella mia memoria. E appunto questa serve in teoria per ottenere il trofeo di cucinare tutti i piatti di Engardin, che sono appunto di Emily, Alice, alla città del riposo e un altro personaggio che vedremo avanti. Grill? Be willing to also make other dishes for you. Allora, ma l'oggetto ce l'avrò già, la carne ancestrale spirituale? No, non ce l'ho ancora. Have you found the ancient spiritual meat? Or I want to try some. E qua avete la possibilità appunto di provare sui piatti. Ovviamente dovete avere i materiali. In questo caso io ho solo il materiale per fare lo spiedino di tentacolo. Che potrei anche prenderlo, eventualmente tenerlo lì. Attacco arma principale 2. Più 2. I tentacoli succosi sfrigolano per via dell'alta temperatura. E lo chef trasforma questi affari disgustosi in spiedini saporiti. Che fanno dimenticare gli ingredienti poco appetitosi utilizzati. Ma sì, prendiamolo, dai. Lo teniamo lì da parte. Di qua non si può andare. E qua però ci metto che c'è lei, almeno me la ricordo, ci metto questo, dai. Giorno 12. Potere, mi serve potere. Altrimenti continuerò a subire per sempre la prepotenza di chi è più forte di me. Giorno 13. In mondo dove vige la legge del più forte, bisogna accumulare potere a ogni costo. Giorno 15. E tra l'altro abbiamo saltato dei giorni, mi sa. I miei ricordi sono confusi, devo annotarli e ordinarli. René, è così che mi chiamo. Ho conservato dei poteri magici. Frammenti di memoria, devo trovare e assorbire altri frammenti della mia memoria per diventare più forte. L'istituto, esperimenti sui risonanti. La mia risonante? Beh, dovrebbe esserci solo un frammento di memoria.
Lode, sono vestita come loro. Ora capisco. Ok. Il problema è che qua, anche qua, questa cosa non mi piace. Se non seguite un certo percorso, cioè, leggete sfalsati le robe. Cioè, già la trama è incasinata. Dicevo, già la trama è incasinata. Se poi non beccate il percorso giusto, leggete le cose in disordine, no? Qua ci ricolleghiamo alla foresta sussurrante. Là in alto, fatemi andare prima là in alto. Ah, qua c'era un segreto, non mi ricordo come ci si arrivava così. Questo pezzo qua potrebbe essere un problema, ma si fa. Perché io sono il re del platforming. Arte segreta aria. Di che cos'è che non mi ricordo? Questo prendiamolo, dai. Ma vaffanculo. Era del platforming, no? E nonostante l'ho appena giocato il gioco, mi sono sparato 100 ore, lo rigioco con un piacere, ragazzi. Ma con un piacere. Vedete, giorno 10, vedete che se non seguite la stasi sballa tutto, cazzo, perdonatemi. Ho incontrato una misteriosa donna mascherata. Pensavo che fosse in cerca di guai, ma non ha fatto oltre che mormorare strane storie sulla dea. L'essenziale è il destino. Se la dea esistesse davvero, come potrebbe consentirmi di soffrire in questo modo? La donna mascherata è sembrata delusa da me, ma ha cambiato improvvisamente espressione quando ha visto il mio frammento. Mi ha detto che potrei diventare più forte se lo assorbissi, ma non mi fido molto di ciò che dice. Quando ho visto il frammento mi sembra quasi che ricambi lo sguardo. Inizio a pensare di poter trovare tutte le risposte alle domande sul mio passato dentro di esso. E perdonatemi, non mi ricordavo che dovevo seguire di qua per mantenere l'ordine delle letture. Ma come già ho detto a inizio serie, questa è una serie incentrata principalmente sul gameplay piuttosto che sulla lore, di cui io stesso ho capito veramente poco. Non basta una run per capire tutto il gioco, secondo me. Dai, vieni qua, merda. Ah, merda. Avvelenatrice l'avevamo già presa. Se non vado errato. E qua, ragazzi, appunto, ci ricongiungiamo alla foresta sussurrante. Tra l'altro, qui in alto, ragazzi, c'è un forziere, ma non posso ancora prenderlo. Ma allora, a questo punto, tornerei giù qua. Quanto siamo di video? Già quasi mezz'oretta. Merda, non l'ho colpito. Quanto mi stai sul cazzo? Ma se vado sotto poi posso risalire? Sì, in teoria sì. Posso risalire, vero? Da qua, sì. Benissimo, livello 46, ragazzi.
Oddio, potrei pensare di provare anche a sconfiggere un boss al Canyon Cinereo, ma non so perché è forte. Non il boss quello che ci sciotta, è un altro. Il problema è che è veramente forte. Anche l'altro. Potrebbe facilmente rompermi il culo. Ah, niente, qua buona. Qua buona, allora. Qua trema. Vedete che trema? Sì, qua c'è un'altra roba da rompere poi. Eppure io mi ricordavo che si andava avanti da qua, cazzo. Invece dobbiamo arrivare da un'altra parte. Da dove cazzo devo arrivare? Ah, forse da qua. Forse dalla torre di Albedo. Almeno. Forse, ripeto. Non ne sono certo. A questo punto sto pensando da farsi, ragazzi. Sto pensando di provare ad andare al Canyon Cinereo. Che nel mentre ce lo perlustriamo andiamo un po' avanti. E provare a fargli vedere il boss lì, però potrebbe facilmente rompermi il culo, eh. Sto pensando perché forse, ripeto, da qua la torre di Albedo la faremo poi perché è di livello alto, però forse la torre di Albedo ci ricollega poi qua. Non mi ricordo, cazzo. Qua sotto c'era il boss. E non mi ricordo poi però se lì è bloccato, è vero, dopo il boss. Non mi ricordo proprio, ragazzi. Facciamo così. Andiamo qua, va. Allora, potrei iniziare a pensare anche di potenziare qualche arma, a dire il vero. Perché al momento io ancora non le ho potenziate. Però... Ah, sì, 125, dai, posso anche potenziarla. Mi chiede solo 125. Potenziamola, dai, questa. Giusto per avere qualche chance in più con il boss, che tra l'altro dovrebbe essere qui sotto. Da qua ci posso arrivare, sì. Occhio qua perché c'è sto stronzo. Dai. Bastardo. Pietra vulcanica l'avevamo già presa, mi sembra di sì. Sì. Questi mi stanno sul cazzo perché, minchia, tornano sotto, fanno perdere un botto di tempo. Occhio a questi, sono forti, eh. Occhio, eh. Questi qua sono... Drago fiammeggiante, fuma lava. Livello 69, quindi devo presumere che il boss che vado ad affrontare sotto sia di livello 69. Non so quante chance io abbia, sinceramente. In tutta sincerità. Ma perché non mi ha rimbalzato sopra, cazzo? Ma era di qua il boss, non posso rotta una cazzata io. La mossa lì è devastante veramente. Poi è figa perché appunto ci fa attaccare da lontano. Bacchetta della fiamma, che è sconsigliabile contro il boss qua perché è di fuoco. Ma tra l'altro è più forte questa, mi sa. Sì, attacco bastone più 128.6, questo più 154.6. Prendo danno da contare. È qua il boss. È qua. Qua a destra, quindi vicino, perché alla fine se perdete fate qua, arrivate subito qui. Allora, posso fare un tentativo, ma... Ah, qua, vabbè, rompiamo già che siamo. La vedo molto ardua, cioè... molto probabilmente, ve lo dico, mi riempie di schiaffi, Ma proprio a go-go.
Tra l'altro, fatemi vedere un attimo nei talenti. 4 punti, vediamo cosa vale la pena prendere. Prendere difesa più 3. E prenderei anche danno ricevuto meno 2%. Ah, non posso, cazzo. Devo essere di livello 65. PS max più 5, perché no? Difesa più 2, te lo qua. Perfetto. Fatto. Ovviamente mi massacra, cercherò di spiegarvi un po' come funziona. Lava corno. Qua dovete saltare, attenzione, perché vedete, fa cadere quelle merdate lì. Vedete che gli tolgo pochissimo. Infatti me ne sto sulla difensiva, ragazzi, Se state qua attaccate è rischioso, perché poi dà una pelata indietro lui, ragazzi. Questo è un problema. Questo attacco mi dà veramente fastidio. Cioè, si vede dove scendono, ma non sono così merda, non sono così facili da evitare, come sembra. Non è facile, ve lo assicuro. Sembra ovvio, c'ho la mano e tutto io, però questo è pericoloso come attacco. Che stronzata, ho fatto una stronzata atomica. Ci siamo, ma vieni. Ovviamente lo ammetto, vabbè, ho vinto perché ho giocato sulla distanza. Se provate ad attaccarlo da vicino, fidatevi che è molto più difficile, perché andate in confusione, poi quando fa la carica, se voi lo attaccate da vicino, lui te ne darà una pedata che vi fa un botto di danni. Vediamo che livello era, per curiosità. È 69. Che bello che è comunque. Ma il design dei boss è fantastico. Tra l'altro, livello 69 è 46, l'ho battuto. Oh, immacolata. Spadone. Grazie a questo colpo, però, che è fortissimo. E basta un misterioso. Se l'immacolata è più forte di questa, andiamo subito ad equipaggiarla. Ah, non mi aspettavo di più. Attacco spadone 81. Quando hai tutti i PS aumenta il danno fisico e riduce il danno subito. Buono comunque. Si dice che nessuna macchia potesse mai intaccare questa spada. I guerrieri che combattono con eleganza non affronterebbero mai i nemici con la forza bruta, neppure usando un'arma dell'aspetto così barbaro. Credevano che la capacità tecnica e il non subire ferite garantisse loro una forza maggiore. Un saggio disse: errare è umano, ma alcuni errori sono imperdonabili. Forse è per questo che la spada abbandonò il suo antico portatore. Ma io quasi quasi, tanto per variare un po', la metto. Anche se è più forte l'altra. Guardate che bella che è. Tra l'altro, vediamo che mossa avevo sbloccato questa. Questa in su avevo sbloccato, poi... Cos'è che ho sbloccato dello spadone? Fatemi vedere un secondino. Questa appunto... Ah, questa è vero, bastione di ferro, cazzo. Non ho punti al momento. Questa sarà utile, ragazzi, quando sei a Mazzaria. No, non questa, perdonatemi. Questa. No, neanche. Questa che non può, vabbè. Anche questa è molto forte, turbine tranciante. Effetto due colpi con lo spadone mentre ti muovi in avanti strisciando. Ah no. Bam. Bom. Bom il cazzo però. 88. Tra l'altro sono in merda. Cioè non ho più vita, non ho più cure. Sono un coglione. E c'è qua sto stronzo qua. Lo colpisci magari se lo colpiamo. Ok.
Questo rischio, qua rischio di perdere. Preferisco utilizzare una cura. Questi qua sono stronzi, eh. Questo era un lavallino. So che risulta ripetitivo, ragazzi, ovviamente questo boss l'ho battuto perché lo conoscevo, perché ho appunto utilizzato quella mossa lì. Se vedete che non ce la fate, cioè non è un problema. Il bello di Metroidvania è che appunto ci danno la possibilità di farmare se un boss si risulta troppo difficoltoso. Va bene. Ma dovrebbe esserci un filmato. I've read about this. It is rumored that this canyon was created by a Goliath. Yeah, the Goliath the Pyro was terrifyingly strong. But that was a mistake. Never mind. But look at that huge pit! It's dangerous! What if you slip, Ree? You can't fly! Allora... qua siamo già stati. E lì c'è l'albero, appunto. Devo scendere poi da qua, anche. Intanto, col boss là ce lo siamo levati dalle palle. Merda! Ok. Cazzo, questo è un problema. Via da qua. Ah cazzo, è vero che c'era anche lo stronzo lì? Vedete che il salto a muro è molto importante anche per evitare i colpi dei nemici ed eventualmente per attaccarmi in salto. Salto a muro non è una sola meccanica di, insomma, di perlustrazione, come già vi ho detto. Di qua? Cazzo! Vabbè. Poco male, dai. Comunque gioco meraviglioso, ragazzi, gioco veramente stupefacente, After Image. Uno dei Metroidvania più belli che ho mai giocato. Azzarderei anche uno dei giochi più belli, non solo uno dei migliori Metroidvania. È l'ora della danza della vittoria. Jared Algon Jakubka. Ma là come cazzo ci arrivo? Dite che no, dai. Ah, da qua. Ops. Pezzo di lava morbido. Questo forse ve lo devo ancora leggere. Eh sì. Una speciale roccia vulcanica. Si trova in un perenne stato di fusione per via dell'alta temperatura. Certo che sono un coglione a non vedere quelle robe lì, eh. Si mimetizzano un po', effettivamente. Con lo scenario. Questi qua c'hanno una resistenza della Madonna. Bene. Di là ci arrivo. Sì, ha voglia. Lì c'è un'altra confluenza. Ah, qua andiamo di qua. Ma io direi di utilizzare la confluenza, visto che non ho più cura, almeno evito di usare le pozioni. Quelli sono forti, cazzo. Questi qua sono nuovi, non li avete mai visti, eh. Il problema è che questo devo far fuori prima.
Questi qua, ragazzi, mi raccomando, attaccateli alle spalle, eh. Perché se li attaccate allo scudo, 17 danni, eh. 17 contro... e 82. Occhio, avete visto il secondo colpo? Se io sto dietro, mi becca, eh. Quello è un colpo bastardo, eh. Lui fa il colpo, vedete, mi avvicino e vi colpisce anche... vi colpisce anche se siete dietro di lui, perché gira la spada all'indietro. Ecco, questa è una cosa che mi piace, non mi piace invece nei giochi quando c'è l'autotracking. E ho riscontrato questa cosa spesso in Sekiro, il colpo che sembra che vi... come ve lo spiego, cazzo? Che vi inseguano, l'avete schivato ma vi insegue e vi colpisce, mi fa venire un nervoso... quei cazzo di colpi mi fanno troppo incazzare. Questo ha senso invece perché gira proprio la spada all'indietro. Allora, vediamo un attimo qua. Cazzo, qua c'è un altro boss. Cioè, mi devo fare un altro boss, così, alla brutale. Non mi ricordavo ci fosse un altro boss. O forse... non è un boss, ma è uno scontro con i nemici. Boh, vediamo. Merda. Questi... questi... possiamo mandarli indietro le robe, ma... cazzo. Con questa mossa mi interrompo, merda. No. Che cazzata. Posso utilizzare anche il bastione? Volevo poi vi farò vedere meglio quei nemici lì, adesso mi sono fatto prendere un po' dal panico perché sono sotto rispetto al loro livello, comunque si possono mandare dietro le tre frecce che scoccano e eventualmente potete colpirli anche da davanti, gli arcieri che ho appena battuto. Oh cazzo, ancora? Mi hai rotto il cazzo però, eh. Cosa? Questo non era previsto. Oh cazzo. No, questo non era previsto per niente. No. Che bastardo. No, male. Sono stato costretto a utilizzare una pozione. Ho fatto quasi più fatica del boss, anzi. Ho fatto più fatica che, piuttosto che il boss. Perché poi stare qua era ristretta, c'era un botto di nemici. Spero sia l'ultimo questo. Oh cazzo, oh cazzo. Non me lo ricordavo, ci fosse pure lui, cazzo. Sono costretto a usare la pozione, ma non volevo usarla. Bene. Adesso leggiamo prima tutte le... vediamo prima il bestiario. Abbiamo appunto, vabbè, maestro di Hydro, livello 60, cavaliere di prima linea, cavaliere templare che appunto è in grado anche, oltre ad utilizzare la spada, è in grado anche appunto, che guarda che belli che sono, è in grado anche di scoccare tre frecce, che è possibile rimandarli indietro. Molto facile rimandarli indietro con l'attacco rotante della falce, tra l'altro, vi dico. Maestro di Pyro e Cavaliere Boia, ragazzi, guardate che bello che è con quello spadone lì, che tra l'altro è possibile dropparlo, quello spadone, ve lo può rilasciare, eh? Qua mi sono cagato addosso. Oh, bene. Gambiere di Mithril, vediamo se sono più forte di quelli che ho io, ma penso proprio di sì. Eh sì, attacco alla principale meno 3, ma non ce ne frega un cazzo perché mi va su di un botto la difesa, IPS max, e ho anche resistenza idro più 5%. Le gambiere un tempo appartenute a un grande cavaliere, agili ma solidi, sono ancora dotate di una forza straordinaria.
Non è dato sapere se il potere venga dall'armatura in sé o dal cavaliere che la utilizzava. Benissimo. Ho fatto merda. Eccola. Quando mi dà una roba che mi dà fastidio, che vieni colpiti lo stesso, anche se... Ok. A parte che sono comunque tutti nemici che sono più forti di me. Livello 60, io sto al 47. Guardate che bello che è. Bellissimo. Questo momento preferisco affrontarlo dalla distanza perché mi rompe il culo. Bene. Posso affrontarlo tranquillamente in questa maniera. Bella anche l'ondata di luce che fa. Bene. Ovviamente poi per ottenere, diciamo, in maniera più facile la sua arma, potete equipaggiarvi le cose che aumentano il drop rate. La frequenza di rilascio degli oggetti. Ah, però prima di andare a qua, qua posso aggrapparmi, sì. Ma preferisco utilizzare prima l'ascensore. Ragazzi, siamo quasi addirittura d'arrivo anche con questo video. Il tempo vola con questo, con questa meraviglia di gioco, vola. E questa ci porta su, appunto, qua c'è la manta, volendo, che... E qua, poi andiamo a vedere sto pezzo qua che non abbiamo ancora visto. Però, vado giù di qua perché c'è un forziere, se non ricordo. Oh, c'è un forziere. Benissimo. Quello non me lo ricordavo neanche, uscisse. Oh, cazzo. Guardate il salto a muro come vi salva il culo. Quel colpo lì è bastardissimo. Cazzo. Bene. Questa mi piace anche molto, ma ovviamente è più efficace e più forte questa, perché stiamo a distanza. Questa dobbiamo farla dalla distanza ravvicinata. Elmo Dimitri, benissimo. Un altro pezzo del set. Vedete? Gambiere Dimitril e ora mettiamo anche l'elmo Dimitril. Però perdo attacco, arma principale più 3. Vabbè. Resistenza animo più 5%, difesa più 16.6, PS max più 31. La descrizione non ve la leggo perché è la stessa sostanzialmente di queste. Ah, qua non mi posso aggrappare. A questo punto, perché non sono andato qua? Cioè, non sono andato lì? Come mai? Fatemi vedere. Facciamolo fuori questo, già che siamo qua. Come mai? No? Ah, perché non mi sono buttato giù, o meglio. Non ero andato giù lì, quindi mi state dicendo. Ma scusate un attimo, ma... Ah, non ero andato qua sotto, sono un coglione. Pianta ardente, che l'abbiamo già presa. Questi qua sono dei bastardi luridi. Carne di cuore fiammeggiante, l'avevano già letta la descrizione. Gli scorpioni li odio, sono molto forti e stronzi. Soprattutto quando fanno quel colpo lì. Vi ricordo che se andate addosso alle robe che impianta prendete danni, eh. Voglio provare una cosa. Merda, ma che cazzo? No, non voglio usare la pozione, però... È che sono fottuto. Cioè,
sono morto. Sono praticamente fottuto, però. Vediamo se me la cavo in qualche modo. Là c'è il forziere, però questo... Sono un coglione, dovevo sfruttare il nemico là come piattaforma, mi sa. Ma a questo punto sapete cosa vi dico. Vado a ripristinarmi la vita e le cure. Però cazzo, là in alto, figa. E poi volendo posso tornare lì, però... Per vedere se riusciamo a prendere subito... Quell'oggetto, vaffanculo. Sto rischiando il mondo, ragazzi, eh. Andare in giro con un punto ferita qua del cazzo non è proprio raccomandabile. Non fatelo assolutamente, perché io sono un coglione e poi dopo ci muoio e bestemmio. Tutto per non voler usare la pozione alla fine, eh. Ora mi ributto giù, cercando di skippare anche i nemici. Ma che cazzo? Ma che cazzo mi ha colpito? Ma voi avete capito? Io non l'ho capito sinceramente, vabbè. Va bene così. Benissimo, sono salito di livello, ho recuperato la vita che ho perso. Questo ce lo saltiamo bellamente. Questo se riesco pure lui. Ma vaffanculo! Questo vediamo se effettivamente io lo posso usare come trampolino. Sì. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ma perché? Perché? Gli ho balzato in testa, perché non... Perché non ha funzionato? Forse perché in certe... E vedete? Almeno ci prendiamo subito il forziere e non devo tornarci. Armatura di Mithril, abbiamo il set completo ora, perfetto ragazzi. Sì, se non sbaglio i set solitamente sono molto vicini negli stessi dungeon, no? Infatti l'abbiamo trovato tutto qua, il set di Mithril. E andiamo subito ad equipaggiarlo. Però così facendo perdo... vedete, frequenza di ritrovamento più 1.8%. Ecco, quando ci sarà tutto il set di segreti che appunto vi aumenta la frequenza di ritrovamento. Poi ci sono altri oggetti che invece vi aumentano anche la frequenza di rarità. Benissimo. Ragazzi, a breve ci dobbiamo salutare. Bam. Ma fatemi a questo punto. Ah, qua già mi sono dimenticato che dovevo segnare che c'è il boss. A questo punto. Bah. Devo pensare come organizzarmi per il prossimo video. Allora, oddio, ho battuto un boss di livello. Cos'era quel boss là? Livello 69. Il lavacorno. Potrei pensare eventualmente nel prossimo video anche di tornare. Ah, le pianure arcobaleno, perché come vi dissi in precedenza, qui in alto c'è il boss che ci rilascerà l'oggetto per poter sconfiggere appunto il Goliath di Pyro qua, che praticamente una volta preso quell'oggetto lì non ci sciotta più con il primo colpo, però è comunque un boss fortissimo, eh. Il problema è che volevo anche andare avanti, ma non mi ricordo come cazzo si fa. Vabbè, lo vedremo poi, ragazzi, tanto di roba da fare nel gioco ce n'è, quindi vediamo poi qua come cazzo andare avanti qua. Probabilmente dalla torre di Albedo, ma mi sembra strano perché la torre di Albedo si estende all'insù, ragazzi. O quando si sconfigge sto boss qua, che tra l'altro è un figo. Però con questo è uno dei boss che mi ha fatto più smadonnare questo, il cavaliere che c'è qua, quello di ghiaccio. Comunque dai, poi ci riorganizziamo nell'ultimo video. A questo punto... Io vi saluto qui, ragazzi. Vado poi... Ma che cazzo! Vabbè, ok, non vi saluto qui. Che cosa mi ha colpito? Cioè, non ho capito che cazzo mi ha colpito. Vabbè. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Bella lì.